Abbiamo il tecnico Morgia collegato con noi. Buonasera mister, benvenuto su Stadio Buonasera Radio. Buonasera a voi. Inizia con una sconfitta abbastanza rotonda, quella subita in casa del Sersale. Ecco, come la commenta lei? Non è, c'è da fare i complimenti al Sersale che è partito con il piede giusto, con grande umiltà, con grande determinazione. Dopo una discreta partenza, al primo gol ci siamo sciolti completamente e non abbiamo giocato da squadra, tutto là. Mister, se giochi da squadra succede. Sì, la vigor insomma è stata indicata da tutti, a partire dal mister, no? Chiaramente di categoria ben superiore, no? È stato proprio l'impatto con la categoria che non ha funzionato oggi. Ma è stato l'impatto con la categoria, io non come ho sempre detto, fino adesso hanno giocato contro squadre anche di categoria, anche qualcuno di categoria superiore l'hanno sempre fatto bene. Molto probabilmente oggi l'impatto al campionato è stata una partita che abbiamo interpretato male, il gol che abbiamo preso ci ha subito innervosito. Quando la squadra parte con i favori pronostici, giustamente come siamo partiti noi, come posso dire, si ritrova poi con mille paure, è un gruppo totalmente nuovo, un gruppo a diversità delle altre squadre, un gruppo che ci conosciamo da 40 giorni, di solito abbiamo sempre fatto partite giocando, imponendo il gioco. Oggi dopo il primo gol ci siamo attenuati fin troppo, secondo me, perché abbiamo cominciato a spallonare, a tirare le palle in avanti, non è questo la nostra quello su cui avevamo lavorato in questi 40 giorni, quindi abbiamo dimenticato assolutamente tutto, ma questo non do responsabilità, perché questo io do sempre a chi di diritto, quindi io credo che questo ci servirà a tutti, questo è un gran bagno di umiltà e per rendersi conto che per rispettare i pronostici non contano le carriere passate, non contano quello che si è fatto fino adesso, ma quello che si fa domenica per domenica. Quindi sì. Se io avrei preferito partire in un'altra maniera, ma se una brutta giornata doveva capitarci, bene che ci sia capitata adesso all'inizio, sì, è chiaro, magari ci fa subito, ci dà una scossa immediata per poter confrontarci e capire che per rispettare le ambizioni che la società ha e che tutti ci danno, dobbiamo calarci, io compreso, sempre per primo, nella realtà che è probabilmente nuova per me, ma è nuova anche per altri. Sì, è chiaro. Vincenzo. Sì, mister, buonasera. Senta, e al di là dei meriti che lei ha sottolineato sicuramente della prestazione del Sersale, ma nella sua squadra cos'è che è mancato? Cosa ha visto oggi sul piano di quello che è mancato sul piano tecnico, tattico, oppure qualche altra cosa? Non riesco a capire nemmeno il fatto di giocatori che si devono adattare al campionato. Lei ha giocatori che non hanno bisogno di questo adattamento, perché chi sa giocare a calcio gioca in qualsiasi campo, secondo me. Appunto, invece non abbiamo giocato a calcio. Quindi è mancato il dinamismo, vi è mancato quella, cioè la velocità. Secondo me è mancata la personalità che devono avere le squadre che vogliono avere ambizioni importanti, perché la personalità è ciò che distingue le squadre che vogliono vincere da quelle che non hanno nessuna possibilità di vincere.
ci si può presentare e farsi condizionare anche da un gol magari stupido che abbiamo preso, e questo ci innervosisce o ci fa cadere tutto ciò per cui abbiamo lavorato in questi 40 giorni. Quindi dobbiamo crescere sul piano della conoscenza, ripeto, è una squadra totalmente nuova, ma soprattutto dobbiamo crescere sul piano delle personalità, perché le squadre che hanno ambizioni di vittoria, al di là del gioco, al di là dell'assetto tattico, al di là delle qualità tecniche di ognuno, devono avere una grande personalità nell'assieme, e oggi noi ci è mancata completamente. Mister, prossima gara con il Corigliano si rischia. Avrei preferito al contrario, che ci fosse stata più presunzione. Magari perdere una partita per presunzione, che non per paura invece di giocare. Ecco. Certo. Mister, servono dei test, però la prossima settimana si rischia di non giocare con il Corigliano, che oggi non si è presentato, non abbiamo comunicazioni ufficiali. Mirarchi poco fa addirittura parlava di una chiaramente possibile esclusione qualora non si dovesse presentare con la sfida con la Vigor Lamezia, ci sarà una settimana e mezzo. Chiaramente questo anche per provare, mettere alla prova i suoi ragazzi, insomma, quale sarà la ricetta giusta da attuare nella settimana, o bisognerà proprio aspettare i test veri? No, non bisogna aspettare assolutamente niente, c'è da prendere atto della partita di oggi, analizzarla, capire le cose e buttarsi sempre dentro con il lavoro costante nell'allenamento. Questa è l'unica ricetta che conosco, lavoro è solo lavoro. Il campionato è cominciato soltanto oggi, ci sono 33 giornate davanti, e quindi non è che io non sono preoccupato per la sconfitta, perché le sconfitte ci stanno, che ho sempre analizzato le prestazioni, oggi noi non abbiamo fatto prestazione, e questa è la cosa che mi preoccupa, che se avessimo fatto prestazione avremmo perso la cosa, mi avrebbe preoccupato meno. Oggi non abbiamo fatto prestazione, però è anche la prima volta in questi 40 giorni che la mia squadra non ha fatto prestazione.